qualche consiglio. Io invito
accetto l'invio, portando una sola persona di legalità. Noi in quest'Aula abbiamo dei consiglieri che hanno votato quella delibera che l'abbiamo annullata, dove non hanno votato dei persone. Ma se andiamo a votare, i consiglieri che non hanno votato quella delibera di revoca non possono votare altri consiglieri, altri regioni. Spiego bene. Se io Troiano avrei votato quella delibera e non l'ho votato, e oggi non avrei votato l'atto di revoca, non posso presentarmi a votare più altre regioni. È chiaro, perché li mettiamo in difficoltà. Perché è un altro atto illegittimo. Questi consiglieri non possono votare altre regioni. Questo è, ecco perché accetto l'invio per non rovinare qualche problema di ancora una volta, per questione e per non ascoltare chi ha espresso in materia, no, di apprendere a fare delle fughe che si deve essere rafforzate una questione a voi. Ma di rovinare, cari amici, che non avete revocato quella delibera in questo Consiglio Comunale, non potete oggi apprestarvi altri revisori di voi. O cosa vi stessi revisori di voi. Questo è un atto illegittimo che farete. Lo può fare Troiano, Scandalino, Iovina, ma chi ha? Chi ha revocato quella delibera? Se ad esempio Fucci e Pino Paolo avevano votato loro, adesso hanno votato la regola perché hanno riconosciuto che c'era un atto illegittimo, oggi possono rivotare. Altre misure. Ma chi ha votato per esempio non ha votato la delibera, avete gli occhi che ci dà una grande difficoltà. Allora io vado per il mio ancora una volta per cercare di salvare gli amici e non per il segretario. Non c'è nessuna parte di vita.